Sì, ascoltami. Ciao Mario, volevo dire, che mi cazzo che mi ascoltami. Mo, sti benedetti, o parlo napoletano, perché qui noi non ci intendiamo, per cui devo parlare un napoletano. Allora, minchia, io questi soldi, scusatemi, minchia, ma li ho presi e non li ho visti, minchia, ci mano i miei soldi, così sono completi. Voglio dirti, no? Un'altra cosa, molto Sono importante. pronto per lei, signore. Sì, ci è venuto il barone a dirmi che ti apporti, no? Cioè, tu devi rimettere e cosa da portare grande, bella, hai capito? Che io, cioè, postina, ubriaca, arriva, ti metti Porsche dentro, che altrimenti io non prendo soldi, non prendo niente. Parlato con Postino, lui dice, ah, ma Mario, è stato lui che ti cucata, soldi fregato. Va bene, comunque guarda. Saluto tutti i miei amici e volevo dirti, guarda, Andrea. Andrea Canepa, sono andato nel tuo locale, sono stato trattato come un pezzo di merda. Monica Melotti non mi ha dato neanche bacino per mio compleanno. Ha detto biba da fare, biba, ma che cacchio da fare? Io, grande amico Barborgo, sempre venuto. Io pianto quando hanno chiuso Bad Borgo, che è bella, c'è l'immagine, tutto. Poi ecco un altro messaggio che c'è con amico Andrea. È molto triste questa avventura, ma anche Andrea, che anche tu, Andrea Canepa, conosci Andrea Gradisca, non è neanche. Oh, c'è Giorgino, e dico, ma perché si vede che c'è Giorgino? Perché? E ho occhiali pesanti, mi fanno buco un naso. E allora ci metto un certino antistetico, ma è brutto, ma fa niente, purtroppo. Ecco così. E io, povero ragazzo, non ho ragazza, perché brutto, ma sono brutto, non sono brutto, dai. E poi anche un po', ho un po' di intelligenza. Come tua intelligenza, anch'io intelligente come Andrea Gradisca, però anche Andrea Gradisca non amico. Amico basta, no, detto Andrea Gradisca non è amico, valutato col tempo, tanto tempo, però lui non sa apprezzare i valori della vita. Marco, c'è ciò, ecco, mi hai capito? Non sa apprezzare tutto quello che la vita ci offre, tutto quello che hai capito? Ci sono, non capisco. Comunque, faccio un auguri a tutti i miei amici e non saprei cosa dire, insomma, magari vengo a fare qualche giro con Barborgo e vediamo com'è. E poi Mario, grande campione, campione Mario, ma io frego Mario perché io più intelligente di Mario. Io colgo Mario, lo sorprendo. Io 500 pp, 600 pp, faccio confusione in lui, metto copertone extra che Mario non sa. Mario è molto bravo, ma però lui ci tende, prepara la macchina, la setta, tutti capaci di fare così. Anche bambino di 8 anni. Ma io sfido Mario, improvviso con macchina, senza settaggio, completamente dico Mario giochi, io lo colgo e Mario perde. Certo. Hai capito Mario? Prossima sfida, io bruciare te. Proprio brum come l'auto, perché
io, grande pilota, credimi, io sono un grande pilota. Ok? Ciao a tutti amici.